gli ottavi di finale perfetti. Estate del 1994. L'ultima per gli esami di riparazione prima dell'abolizione. Arafat torna in Palestina dopo un esilio lungo 27 anni. Leggiamo Va dove ti porta il cuore e il Milan è campione d'Italia. Al cinema Forrest Gump ci commuove e nella vita reale piangiamo Domenico Modugno. Intanto l'Italia di Arrigo Sacchi affronta il torrido mondiale americano. Sacchi confidava nella stella di Roberto Baggio per affrontare questa difficile avventura. Ma Baggio è l'ombra di se stesso e senza la sua luce abbiamo superato il primo turno solo grazie ai ripescaggi. Adesso, negli ottavi di finale, ci aspetta la Nigeria. Chi perde torna a casa. È l'una a Boston quando l'arbitro Brizio Carter fischia l'inizio della partita. Un inizio prevedibilmente blando da parte di entrambe le squadre, ancorate a centrocampo e preoccupate di centellinare le energie. La partenza italiana lascia ben sperare. Ma se il gioco azzurro sembra a poco destarsi dal torpore di un'afa che toglie il respiro e fiacca le gambe, è la Nigeria a cogliere i primi frutti. E l'allenatore ha detto che questa squadra è forte. Molto forte, però fino adesso non ho ancora giocato molto buono, però dobbiamo stare attenti. Però se noi teniamo di più i palloni da loro, abbiamo l'opportunità di vincere questa partita, perché noi mentalmente ci siamo più forti. Intanto è Olise che effettua questo lungo lancio per Amunike. Viene al raddoppio eventuale Costa Curta, parte il cross e... 25esimo minuto del primo tempo. L'attimo destinato a cambiare la storia di questa partita. Parabola alta. Io avevo da marcare, adesso non mi ricordo chi fosse, però uno molto forte di testa, ho perso. Ho guardato lui, ho guardato meno la palla. La palla mi è rimbalzata addosso. Maldini che non riesce a rinviare, il rimpallo che poi a me mi passa sopra la testa, finisce proprio nei piedi dell'avversario. Il pallone in gol, palla in gol, errore dei nostri difensori che subiscono un gol davvero balordo. Cioè, magari pensi anche al destino che qui bisogna andare a casa. Personalmente quel giorno ero abbastanza inquieto e arrabbiato perché insomma vedevo che le cose non andavano bene e soprattutto dava terribilmente fastidio questa sensazione della Nigeria che giocava un po' come il gatto col topo, quasi avesse il convincimento di avere già vinto la partita. L'arbitro fischia la fine del primo tempo e le squadre vanno a riposo con il risultato immutato. Nigeria 1, Italia 0. Il senso di un destino già scritto agita gli animi dei tifosi, ma Sacchi è ancora convinto che tutto possa cambiare.
Nell'intervallo fui abbastanza deciso e duro e dissi: questa è una partita che non possiamo perdere, perché non avevo l'impressione che la Nigeria fosse una squadra così forte come si era detto precedentemente. È già tempo di rientrare in campo. 45 minuti ci separano dalla cocente delusione di una eliminazione. 45 minuti separano la nazionale dall'oceano di polemiche che li attende a casa. Sacchi tenta allora la sua prima carta. Fuori Berti, dentro Dino Baggio. Intanto c'è questo traversone, la deviazione di Dino Baggio e la miracolosa parata di Rufai. Anche la sorte sembra voltarci la faccia in questa giornata da dimenticare. Ma Arrigo Sacchi continua a coltivare l'idea di un finale diverso. Il cronometro scorre intanto, inesorabile, veloce, troppo veloce, e il gioco azzurro non crea veri pericoli alla porta africana. Allora Sacchi tenta la sua seconda e ultima carta. Richiama in panchina Giuseppe Signori, il capocannoniere della Serie A nelle ultime due stagioni, e fa entrare Gianfranco Zola. È il 18° della ripresa. Quando sostituì Signori con Zola, i miei collaboratori così dissero: ma perché non Baggio, il quale non stava andando? E io dissi: no, voglio puntare fino alla fine su Baggio. Per Gianfranco Zola è l'occasione sogno. Poco tempo per mettere ordine a tutto, troppo poco. Ero talmente carico e volevo dimostrare, avevo voglia, che ero veramente esplosivo. Largo a Zola, tocca il suo primo pallone del mondiale americano. Zola converge, prova il giro, ribattuto. La Nigeria cerca di portare la sfida sul confronto fisico, talvolta sullo scontro, e gli italiani reagiscono come possono. Ma la stanchezza, il caldo e l'ansia offuscano le idee. E quando le cose non devono andare, non c'è niente da... Cercai di riprendere la palla e la riconquistai senza neanche toccare, senza toccare il difensore. Lo sta che il difensore si buttò a terra, non mi ricordo, fece una sceneggiata incredibile. E stavolta l'arbitro punisce il suo intervento. Mi sembrava strano che stesse fischiando la punizione, perché ho detto... non avevo fatto, a mio avviso, non avevo commesso fallo. Dopodiché ho visto che si portava la mano per prendere il cartellino. Ho detto: non ci posso credere che mi sta per ammonire. Non è possibile. E viene espulso. E pure questa ci voleva. Quando ho visto il rosso, proprio... ci vollero alcuni momenti perché potessi realizzare che veramente mi aveva buttato fuori. Zola è stato sempre un giocatore che non è uno che fa il falli, quello lì. Sicuramente la squadra italiana non andava molto bene anche mentalmente. Lui ha fatto una fallo, però sicuramente non ha meritato una cartellina rosso. Insomma, gli è crollato il mondo addosso. Poi si è visto, si è inginocchiato, poi nello spogliatoio si è messo a piangere. Fu una grandissima delusione per me perché, ripeto, c'era grande attesa per me, non aspettavo un momento per poter giocare, poi dopo 9 minuti, quando avevo la mia occasione, ecco, mi è stata negata in questo modo. E perdevamo 1-0, lui si fa buttare fuori, rimaniamo in 10, probabilmente anche lui dentro di sé ha detto: qui è finita, il mio mondiale è stato un disastro, perché non vedeva l'ora di dimostrare il suo valore, e si è ritrovato... fosse colpa sua, no? Lasciarci in 10 sotto di un gol, se andiamo fuori magari tutti se la prendono con me. Manca soltanto un quarto d'ora alla fine. L'Italia è ridotta in 10 e il fantasma della sconfitta è sempre più vicino. Questa volta anche Sacchi è pronto all'epilogo più amaro. Io devo dire che mi è capitata una cosa in quella partita che non mi era mai capitato prima, neanche dopo. Per un attimo mi sono visto che stavamo salendo le scalette dell'aereo e ritornando
forse in Italia, forse. Il mondiale sembra ormai una pratica archiviata. Rabbia, impotenza e rassegnazione si fondono e confondono nei milioni di tifosi italiani incollati al televisore. E la Nigeria intanto sonnecchia, paga del risultato. Sicura. Ho cominciato a fare tecniche, dribbling, hacking, tutta quella roba lì. E se c'era oggi, dopo l'esperienza che ho avuto quando ho giocato in Italia, forse io avevo detto qualcosa, che questo non va con gli italiani. Loro avevano in pugno questa partita, ma dovevano far viaggiare la palla, invece ognuno di loro voleva fare dei numeri. Cominciarono a fare colpi di tacco, tunnel, a prenderci quasi in giro. E vedete che c'è questa irridente melina dei giocatori africani. Questo naturalmente mi fece molto arrabbiare, inducendomi anche a formulare dei giudizi che poi, a giusta ragione, qualcuno criticò perché forse erano eccessivamente pesanti nei confronti della nazionale. Però ero molto arrabbiato. Siamo ammutoliti. Forse non speriamo nemmeno più. Forse vorremmo davvero staccarci da quel maledetto televisore e da quella delusione che ci brucia dentro. C'è stato un momento di sconforto sicuramente, perché mancavano, non so se mancavano 20 minuti, un quarto d'ora, e quindi dici qua è ormai finito. Avevamo molti giocatori coi crampi, c'erano condizioni climatiche assurde e credo che solamente una squadra che aveva veramente voglia di andare avanti poteva recuperare quel tipo di partita. Mancano 2 minuti al fischio finale. 2 minuti soltanto. Anche Bruno Pizzul ha capito che non c'è più niente da fare e non nasconde la sua profonda delusione. Finiamo in un clima sconfortante. Poi accade l'impensabile, una magia che solo il calcio sa regalare. Ancora una iniziativa, attenzione, la palla è per Baggio, e gol di Roberto Baggio, li mette. And the trees over the dogs down below, they'll bark at our shadows as we float by on the breeze. Era un periodo difficilissimo. Quel gol è stata una liberazione. Tra l'altro, il giorno prima è arrivata la mia famiglia, mia moglie, mia figlia, forse. Un po' tutto questo servì a sbloccarmi. Grande gioia. Io mi ricordo che però non ho avuto neanche la forza di correre da Baggio e mi sono buttato per terra perché non ce la facevo proprio. Italia 1, Nigeria 1. Più che un gol è sembrato un miracolo. A una manciata di secondi dalla fine, Roberto Baggio ha saputo riannodare il filo della nostra avventura mondiale e concederci una seconda chance. Il popolo azzurro esulta, incredulo, cancellando in un istante un mare di giudizi, di critiche, di polemiche avvelenate. A molti giornalisti feci raddoppiare il lavoro perché avevano già scritto gli articoli e dovettero, in fretta e furia, riscriverne un altro. Il gol azzurro è uno schiaffo gelido che infrange l'afa di quel pomeriggio americano. I nostri avversari reagiscono con la forza della disperazione e riversano in campo ogni energia che ancora conservano. Ma ormai è tardi, troppo tardi. Si va ai supplementari. L'Italia rinasce mentre si avverte immediatamente che psicologicamente i nigeriani, che è chiaro, ormai pensavano di aver vinto la partita, anche a giusta ragione, erano assolutamente crollati sotto il profilo psicologico. La partita ha davvero cambiato il suo volto. Tried so hard to be someone that you forget who
Roberto Baggio ha ormai preso per mano la squadra. Costruisce. Attacca. Roberto Baggio! Roberto Baggio! Roberto, tiro e parata! Indietreggia. Roberto Baggio che difende il pallone stavolta, con successo e lancio in profondità. Poi pennella un perfetto pallone in aria per Benarrivo. Baggio, pallonetto per Benarrivo, giù! Rigore, rigore! È il dodicesimo del primo tempo supplementare. Un'altra magia di Baggio quella è stata, se non ricordo male, perché insomma era un po' con la mente offuscata dal caldo, dalla fatica. È stato, lui ha fatto una cosa dietro della schiena del nostro difensore che Zola ha preso il cartellino rosso. Forse è stata giustizia di Dio, non lo so, però è proprio lui che è andato dietro da lui e lì ha provato di fermarlo e è arrivato questo rigore. Momenti di grande emozione, di grande ansia. Questa partita, dopo questo gol che lui ha fatto, è stato difficile detonare, perché gli italiani hanno fatto quello che noi dobbiamo fare a 1-0. Dopo 2-1 hanno andato tutto dietro, lasciato Roberto Baggio avanti. La Nigeria è ferita, fiaccata, ma l'orgoglio ancora la tiene in piedi. La spinge pericolosamente in avanti. E Dino Baggio strappa letteralmente alla nostra porta un pallone che avrebbe riportato ogni cosa al punto di partenza. Essere in 10 probabilmente ci ha fatto capire che ormai non c'era più nulla da perdere. E allora perso per perso vediamo veramente di buttare tutto, anche quella parte di cuore che diventa spesso volentieri determinante. Mussi è preda dei crampi, ma l'Italia ha finito le sostituzioni e il nostro difensore rimane in campo zoppicando. Si gioca praticamente 9 contro 11. E si resiste stoicamente. Al caldo, alla fatica, alla rabbia di avversari disperati. Davanti al televisore soffriamo con i nostri ragazzi. Vorremmo spostare in avanti le lancette di un orologio che sembra immobile. Ci incoraggiamo a vicenda dicendo che sì, ormai è fatta. Tempo scaduto. Okocava ha un dribbling, un secondo, splendida la sua finta di corpo, intercetta Maldini mettendo ancora fuori, Olise propone il cross, il colpo di testa di Costa Curta, siamo quasi un minuto oltre, è finita! E finalmente il fischio dell'arbitro risuona nello stadio e nelle nostre città, melodioso come una sinfonia. È finita. Italia 2, Nigeria 1. Il sogno nigeriano sfuma a un passo dalla storia. E per gli azzurri si schiudono le porte di una qualificazione ormai insperata. Mi ricordi bene come ieri, perché è stata una partita un po' speciale. E devi dire la verità, fino a oggi, dopo questa partita, io non ho mai ancora visto questa partita. Non ho... perché c'è tanta tristezza di... Non so, facendo... una specie di parabola, era una squadra che era passata sotto il treno era passato e noi ci eravamo trovati ancora vivi.